Sono un po' perplesso sul vero significato di questa proposta, nel senso che non riesco a capire se un'idea, potrebbe essere una buona idea, una proposta potrebbe essere una buona proposta, sicuramente ci dà dei suggerimenti che devono essere approfonditi, devono essere vagliati. Non conosciamo bene quali siano le posizioni di molti e di tutti, quali siano le posizioni dei commercianti. Sono d'accordo, sono tutti d'accordo? Cioè, qui si sta facendo, non dico un cartello, ma si tenta di fare qualcosa che tenta di coinvolgerli tutti in un unico discorso, ma questo vuol dire che dovrebbero essere tutti consenzienti di partecipare a una roba di questo tipo. Questo noi non lo conosciamo, lo vorremmo conoscere. Anche leggendo, poi mi chiede un'associazione di volontariato, un'associazione di servizi, un'associazione culturale, un'associazione, sì, tutte le associazioni credo che nascano con uno statuto, facendo quello che non hanno bisogno dall'inizio sicuramente di un appoggio né del comune né della provincia né di altri enti, nascono con le loro gambe, poi durante il loro tragitto naturalmente acquisiscono e hanno bisogno di appoggi esterni, che può essere appunto il comune, la provincia e quant'altro. Sì, dicevo, non mi è chiaro anche le motivazioni. Organizzare manifestazioni culturali, convegni, dibattiti, seminari, sono idee brillanti, bellissime, ma ci sono centinaia di situazioni simili. Organizzare gruppi di lavoro su tematiche di natura commerciale, gruppi di lavoro, ci sono tante situazioni, ripeto, simili. Vuole essere, non so, un'associazione di categoria, ne abbiamo già altre. Tutti i soci devono versare 2.500 euro per partecipare, che non li versa esclusa a priori da ogni tipo di, incentivo al commercio. Ho diversi dubbi che non mi sono stati chiariti dalla sua precedente esposizione. Grazie. A lei.